Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi, il 21 luglio, la Chiesa celebra la memoria liturgica di Sant'Ignazio da Loyola, un grande santo della Chiesa Cattolica, fondatore dell'ordine religioso dei Gesuiti, a cui spero che sappiate, in primo caso, la storia della Chiesa che appartiene anche al pontefice regnante. Papa Francesco è un gesuita, quindi oggi sicuramente farà grande festa. E Sant'Ignazio è stato uno dei più grandi maestri di spirito di tutta la storia della Chiesa, dotato di un dono molto raro, che è il discernimento, per mezzo del quale si capisce quello che accade dentro di noi e fuori di noi. Adesso forse diremo qualcosa, perché sia la memoria liturgica di Sant'Ignazio che le letture che abbiamo ascoltato, che sono letture della Messa del Giorno, sono proprio formidabilmente intersecate. Io che conosco bene Sant'Ignazio, capisco bene il Vangelo, l'ho visto subito. Allora, facciamo un pochino di ordine. Partiamo dal Vangelo, che è sempre la cosa più importante. Qui c'è la spiegazione della parabola della zizzania, che va messa tutti i giorni, ieri ha sentito la parabola, oggi c'è la spiegazione. Attenzione alla zizzania, che cosa ci dice Gesù? Che nella Chiesa, qui parla della Chiesa, ci sono, nella Chiesa, d'accordo, quindi in mezzo a noi, ci sono i figli del regno e ci sono i figli del maligno, cioè bene e male coesistono insieme. Non possiamo, in nome di mali ordinati o disordinati insieme, pretendere di togliere completamente il male dal mondo. Non lo possiamo fare. Se fosse una cosa opportuna da fare, lo avrebbe fatto nostro Signore, ma nostro Signore non lo ha fatto. Se l'è preso su di sé il male nel mondo e ha promesso che alla fine della storia, noi sentiamo questo Vangelo, saranno per sempre separati i buoni dai cattivi. Nel frattempo, che cosa dobbiamo fare? Armarci di santa pazienza, d'accordo? E non accumulare la zizzania seminando zizzania, cioè vedendo il male, cioè stare sempre a lamentarsi, stare sempre a guardare il male o a parlare male, anche del male vero. A che cosa serve se non a farsi il fegato amaro e, nella stragrande maggioranza delle cose, a peggiorare la situazione? Quante persone passano il tempo guardando il male, angustiandosi per il male, lamentandosi per il male, parlando poi male, perché siccome il male c'è qualcuno che lo faccia, un nome, un cognome, quindi devo dire chi l'ha. E che cosa risolve questo? Toglie il male dal mondo? No, ce ne mette un altro po'. Allora, la prima lettura, bellissima, chi recita la liturgia delle ore, l'anno prossimo penso che dovremo un pochino anche imparare un po' anche questo, dal terzo anno facciamo un po' di cose un po' più interessanti. Le lodi dei vespri della Chiesa, la prima liturgia, che sono bellissime, riconoscerà la prima lettura, è un cantico del profeta Geremia che c'è in una mattina delle lodi mattutine, che è molto bello. Cosa dice? I miei occhi guardano la di notte e giorno, perché se mi guardo intorno vedo soltanto più guai. Ma come reagisce il profeta? Reagisce attraverso un lamento rivolto a Dio, non alle altre persone. Sta parlando con lui e dice: senti Signore, magari hai gettato completamente noi, perché ci hai colpito e non c'è rimedio? Aspettavamo la pace, la salvezza, e stiamo nel terrore. E poi prosegue: umiliandosi davanti a Dio, riconosciamo Signore la nostra iniquità, l'iniquità dei nostri padri, abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non abbandonarci, ricordati. D'accordo? Non sei tu il nostro Dio, in te abbiamo fiducia, perché tu hai fatto queste cose. Allora come si reagisce quando si vede che le cose non funzionano? Ci si può lamentare? Sì, con il Padre Eterno però, e in uno stile di preghiera, cioè elevando le nostre sofferenze al Signore, invocando il suo intervento e abbandonandoci nelle sue mani. Non sei piuttosto tu, Signore nostro Dio, in te abbiamo fiducia. Guardate che il diavolo, di cui si parla nel Vangelo, adesso poi diremo due cose per Sant'Ignazio, sapete una delle cose su cui di cui gongola qual è? Nel vederci angustiati, cioè le cose vanno storte, no? E noi ci angustiamo, e dice, e non ci si può fare più niente, e il mondo va a rotoli, d'accordo? E nella Chiesa ci stanno tanti scandali, vedete? Il diavolo, se vede questo qui, gongola, primo perché stiamo male, secondo però perché dietro un atteggiamento eccessivo di questo genere, che cosa si nasconde? La mancanza di fiducia in Dio.
Perché non facciamo una bella preghiera perché il Signore ci mette le mani abbandonandoci nelle sue mani e nella sua volontà e senza angustiarsi, tanto se ti angusti non è che le cose vanno meglio, d'accordo? Stai male pure tu, non vanno meglio. Se te lamenti con gli uomini non vanno meglio, fai sto male pure il prossimo. Se semi di zizzania vanno peggio ancora, fai altro male. L'unica cosa essenziale da fare è trasformare le sofferenze in preghiera fiduciosa e anche a volte diciamo, Signore, dammi una mano, ce la faccio più, insomma, però io lo so, dentro da me, e la dammi, pensaci. E basta. Allora, il grande Sant'Ignazio, ci vorrebbe non un'omelia di altri due minuti, ma di una settimana, ecco, era un grande esperto perché, adesso ho citato, no? Un'operazione che a noi ci sembra spontanea, ma quella è pompata dal demonio. Il demonio dopo, quando noi siamo angosciati, o quando noi abbiamo paura, ah, chi lo sa che avrà sta succedendo, ma paura di che? Cosa dice il Salmo 23? Se dovessi camminare in una valle oscura, io non temo alcun male, Signore mio, perché tu sei con me. Capite? Allora, in due parole, Sant'Ignazio diceva queste cose. Figlio mio, figlia mia, ricorda, quando un pensiero che ti frulla per la testa, perché guarda sempre con i nostri pensieri, porta nel tuo cuore la pace, la serenità, la gioia, la comunione con gli altri, stai tranquillo che quello è un pensiero che viene da Dio, qualunque pensiero sia. Nel caso contrario, quando una cosa ti porta turbamento, quando ti porta angoscia, quando ti porta paura, tristezza o discomunione con il prossimo, che ti mette gli uni contro gli altri, quello è un pensiero che viene dal diavolo. Se noi ci portassimo a casa questa riflessione, che io sto facendo la tromba a Sant'Ignazio, non sono cose mie, queste qui non sono così intelligente né così santo da avere questa chiarezza mentale. Ho letto e mi riferisco da buon sacerdote, spero buono, comunque da sacerdote che ha il dovere insomma di aiutare anche voi. Ma se ci portassimo a casa queste cose e ci provassimo a metterle in pratica, camperemmo molto meglio. E diventeremo molto più rapidamente santi perché accoglieremo sempre tanti pensieri positivi, quelli che vengono dal cielo, e manderemo all'inferno, lì si può dire, vai all'inferno, a tutti quanti i pensieri che vengono da lì, d'accordo? Per ricordare che poi sono i pensieri che fanno nascere, fanno muovere la nostra volontà, si traducono in atti, si traducono in parole e in tante altre cose che possono essere buone o cattive. Sant'Ignazio ha avuto un grandissimo merito di entrare nel fondo della psiche e dell'animo umano e di comprendere le differenti emozioni. L'ha lasciato scritto negli esercizi spirituali, non abbiamo tempo insomma di approfondirlo, vi ho detto soltanto qualcosa. Già se noi pensiamo, pensiero che mi porta la pace interiore, ripeto, la gioia e la comunione con il prossimo viene da Dio. Se mi porta la tristezza, l'angoscia, la disperazione o la discomunione con il prossimo, viene da Dio. Non c'è, chiediamo sempre alla Cattolica, poi ci può fare una cosa per la destra, fermate. Qui hanno girato e ricomincio da tre, giusto? A Sermoneta, no? Vi ricordate quella scena? Alt, chi sei? Un fiorino, chi gustate? Poi c'è un pensiero per la destra, fermati. Chi sei? Presenta, dove vieni? Dal cielo, benvenuto all'inferno, ma te all'inferno. Vieni, d'accordo? Vieni, ecco. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad avere piano piano, ad acquisire piano piano questa sapienza e anche l'arte di trasformare ogni situazione avversa di sofferenza in preghiera elevata a Dio, perché solo la preghiera trasforma in bene anche il male. E molte volte, in tante situazioni, oltre che pregare c'è ben poco da fare e sarebbe meglio che pregassimo un pochino di più e ci agitassimo un pochino di meno. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.